Immaginate di postare su internet domande circa la salute delle vostre galline. Siete in grado di capire le risposte che vi vengono fornite? A partire da questo tipo di test, l'indagine OXE PISA ha cercato di stabilire le competenze nella comprensione del testo dei quindicenni di 79 paesi del mondo. Risultato? Gli studenti italiani hanno punteggi sotto la media dei paesi più sviluppati. In testa ci sono i ragazzi cinesi, mentre per l'Europa le performance migliori le segnano gli scandinavi. Se nelle prove di matematica siamo in media con gli altri paesi, è nelle scienze, appunto nella comprensione del testo, che arranchiamo. Ma attenzione, questo dato generale, una volta scorporato per aree territoriali, è l'ennesima fotografia delle disuguaglianze che attraversano la penisola. Se infatti i ragazzi delle scuole del nord restano sopra la media generale e nazionale, già al centro le cose si complicano e nel sud e nelle isole la situazione precipita. Oltre alle disparità geografiche ci sono quelle legate agli indirizzi di studio. I ragazzi dei licei ottengono punteggi molto alti, specie se paragonati a quelli di chi frequenta istituti tecnici o professionali. Tornando a ragionare a livello complessivo, le eccellenze nelle scuole italiane scarseggiano. Se internazionalmente sono in media quasi una su 10, da noi si parla di una su 20. I dati OXE ci dicono che i quindicenni hanno difficoltà con la lettura, faticano a comprendere quello che leggono. Nella tua esperienza di scrittrice, anche di madre, come vedi questi quindicenni? Li vedo alle prese con gli stessi problemi degli adulti. Non siamo sicuramente un buon esempio per loro, perché la lettura e la comprensione del testo latita negli studenti universitari, così come nelle persone che leggono i giornali. Credo che sia un problema di tempi. Per capire quello che leggi hai bisogno di darti del tempo, mentre il digitale ci abitua a reagire immediatamente dopo la prima interpretazione di quel che leggiamo. Quando scatta la molla della passione, allora arriva anche la comprensione. Quindi penso che sia i libri che gli insegnanti dovrebbero proprio accendere la scintilla della curiosità e dell'interesse, perché allora viene voglia anche di spendere quel secondo in più. Devo dire anche un'altra cosa, i testi a cui si approcciano i ragazzi a scuola sono rimasti quelli di 20-30 anni fa. Sono scritti in un linguaggio pesante, burocratese quasi, lo riconoscono gli stessi insegnanti, e sono veramente difficili da capire. Quando io leggo i libri di mio figlio che fa la prima media e vedo che sono scritti come la Gazzetta Ufficiale, dico ma anch'io ho difficoltà di comprensione. E spiega anche perché i ragazzi adorano libri come Il diario di una schiappo, capito, a mutanda, con questo stile anglosassone più asciutto, più vicino alla loro realtà.